Benvenuti su Gossip Globe. Prima di parlare delle ultime novità del Grande Fratello, ricordati di mettere un like, seguire il canale ed attivare la campanella per restare sempre aggiornato. La 45esima puntata del Grande Fratello è stata ricca di colpi di scena. Ma è stato il ritrovato legame tra Giuseppe Garibaldi e Beatrice Luzzi a generare forti emozioni tra i fan. I due hanno trovato rifugio in un angolo del giardino per resettare le tensioni accumulate nella casa. E proprio durante la diretta, un fulmineo televoto ha decretato l'eliminazione di Paolo Masella. Tuttavia, è stato il fuoco dell'amore a rubare la scena. A pochi giorni dalla loro riconciliazione, Giuseppe e Beatrice hanno trovato un altro momento di intimità, lontano dagli sguardi indiscreti degli altri coinquilini. Nascosti dietro un muro e una pianta del giardino, sono rimasti in silenzio per almeno 10 minuti. Solo sussurri e il suono di baci, a far battere forte i cuori dei fan. Dopo questo momento mozzafiato, i due sono riemersi come se nulla fosse accaduto, prendendo strade diverse. Garibaldi si è unito agli altri in giardino, mentre la Luzzi è rientrata in casa. Ma per i fan della coppia, la scintilla dell'amore ha acceso un incendio di emozioni. Il bacio tra Giuseppe Garibaldi e Beatrice Luzzi ha diviso i fan dei due concorrenti in due fazioni opposte. Da una parte, i Beabaldi esultano, un ritorno all'innocenza, come due ragazzi che si nascondono per sfidare il mondo. Giuseppe, il bidello che conquista il cuore di Beatrice, facendola sentire di nuovo una fanciulla. Un gesto di perdono che ci fa credere nell'amore vero. Dall'altra parte, i Lazzers nutrono dubbi, Bea è libera di fare ciò che vuole, ma io non voterò mai per il bidello, non mi importa del bacio, voterò per eliminare lui. In un turbine di emozioni e incertezze, il Grande Fratello ha catalizzato l'attenzione di tutti, mentre Giuseppe e Beatrice continuano a far battere forte il cuore dei loro fan.